vista, diciamo così, della crescita personale, le possibilità, le modalità per trovare quello che potremmo definire amore vero. Allora, dobbiamo tenere presente che l'archetipo del destino, diciamo, è un archetipo di individualità, è una pulsione, diciamo, che noi ci portiamo dietro sulla base dell'imprinting e quindi delle azioni che noi abbiamo vissuto. Il destino è il nostro cammino a cui siamo predisposti fondamentalmente. Siamo predisposti perché abbiamo fatto delle azioni, abbiamo messo in atto, diciamo, dei semi karmici che inesorabilmente limitano il nostro libero arbitrio, ed è così che continuiamo a innamorarci delle stesse persone, continuiamo a innamorarci, diciamo, di persone sbagliate, di persone che non ci danno benessere, ma persone che praticamente generano sofferenza. Quindi continuiamo a trovare tutti gli amori sbagliati fondamentalmente, a costo di passare per folle, cioè stranamente, no? Passare per folli perché dice, come mai questo si innamora sempre delle stesse persone, si innamora sempre delle persone sbagliate. Diciamo che esiste una causa karmica che va a fomentare, diciamo, questo tipo di accadimento, questo tipo di avvenimento, e questa causa karmica è intrinsecamente collegata a quello che è il nostro imprinting, a quello che sono i nostri, a quello che sono i nostri, le nostre paure, a quelle che sono le nostre insicurezze, e quindi noi tendenzialmente viviamo, diciamo, in questo tipo di modelli. Quindi i ricordi, i blocchi emotivi sono fondamentalmente delle, come possiamo dire, sono delle catene che ci rinchiudono, che ci rinchiudono in una determinata percezione di noi stessi, e quindi vanno a chiudere, a bloccare, a ridurre la nostra libertà. E dobbiamo imparare quindi ad agire, quindi fare delle azioni, quindi creare un nuovo karma. Quindi se vogliamo vivere l'amore vero, dobbiamo sconfiggere il destino, sconfiggere quel destino che a suo tempo ci siamo creati attraverso delle azioni karmiche, attraverso delle azioni che in qualche modo ci hanno bloccato. Salutiamo Green Apple. Però in realtà il problema è che noi spesso agiamo in modo inconsapevole, no? Il vero problema è che, ad esempio, gli shock emotivi che ci hanno condizionato nel karma risalgono a tempi addietro, quindi non ce ne rendiamo conto. Qualche volta, ad esempio, per chi crede nella reincarnazione potrebbe pensare, potrebbe anche, diciamo, rendersi conto che magari le azioni karmiche si manifestano, come possiamo dire, in vite passate, magari chissà in quante vite passate, no? Quindi è un qualcosa che è incistato, e allora incontriamo, tra virgolette, degli amori che ci rubano l'anima. Cioè gli amori che ci rubano l'anima, che ci fanno soffrire, hanno sempre caratteristiche, hanno sempre le stesse caratteristiche, per cui se non riusciamo, salutiamo Sissi, a sbloccare quello che è il nostro destino, possiamo sbloccarlo attraverso il karma, saremo costretti a ripetere sempre le stesse cose e rinunciando, diciamo, a vivere degli amori belli, degli amori positivi, ma essendo bloccati in amori negativi che ci generano sofferenza e che quindi ci impediscono di essere felici, no? Continueremo a vivere delle relazioni dove il legame è basato sulla follia, sulla gelosia fondamentalmente, e sull'attaccamento, quindi sul bisogno. E quindi noi dobbiamo in qualche modo, come dire, sbloccare tutto questo. Il modo migliore è quello di utilizzare proprio il karma, creare nuovi eventi karmici, creare nuove situazioni, quindi fare cose nuove.
È un lavoro sinergico, diciamo, che dobbiamo fare tra la nostra sfera emotiva e la nostra sfera logico-razionale, un lavoro sinergico tra anima e corpo, in modo tale da rompere, diciamo, questo imprinting affettivo negativo che secondo, diciamo, le tradizioni potrebbe anche essere, diciamo, sovrastare quello che possiamo definire la nostra vita attuale, no? Perché crede nel karma, gli imprinting negativi possono essersi sviluppati anche in altre vite. E quindi come facciamo a capire che, diciamo, e che cosa fare per liberarci di questi blocchi? Intanto il fatto che, non, che continuiamo a vivere relazioni insoddisfacenti, anche se magari le persone hanno 40, 50, 60 anni o quello che è, continuano ad avere relazioni insoddisfacenti, continuano a, diciamo, a fare sempre lo stesso tipo di esperienze, questo li porta a rendersi conto che questo tipo di esperienze sono proprio dovute al, diciamo, sono proprio dovute al fatto che non abbiamo preso in mano la nostra vita. Per prendere in mano la nostra vita vuol dire decidere delle azioni consapevoli. Non si può parlare, diciamo, di amore senza affrontare in primis il discorso, il tema delle relazioni karmiche. Gli amori karmici, che spesso purtroppo sono anche negativi, hanno una forte attrazione sulle persone. Hanno veramente una forte attrazione sulle persone, il più delle volte, diciamo, questo tipo di amori comporta anche sofferenza, comporta anche difficoltà e non vengono vissuti con serenità. Un amore karmico, cioè un amore che è dovuto proprio a un imprinting affettivo del passato, porta sempre con sé, diciamo, una insoddisfazione, quindi non porta mai soddisfazione, ma porta un'insoddisfazione, porta, come possiamo dire, un attaccamento, porta una gelosia. E spesso questo tipo di relazioni, diciamo, si manifesta proprio scegliendo, ad esempio, la persona sbagliata in modo palese. Ad esempio, tutte le persone che costantemente o frequentemente si innamorano di persone impegnate, donne che continuano a innamorarsi di uomini sposati, ad esempio, pur volendo una loro relazione sentimentale, affettiva, bella, libera, invece continuano in modo, come dire, quasi ossessivo a viversi sempre relazioni di questo genere. E quindi, allora, quello che dobbiamo fare se vogliamo liberarci di queste relazioni karmiche non è liberarci delle relazioni karmiche in se stesse, ma creando un nuovo karma. Le relazioni karmiche sono come delle calamite, diciamo, a cui è difficile rimanere attratti. Le azioni karmiche ti tolgono la libertà, ti condizionano profondamente, diventano relazioni totalizzanti, ti fanno perdere interesse, diciamo, per te stessa, per te stesso, ma sei totalmente concentrato su questa persona, sei totalmente concentrata o concentrato su quella relazione. Sono relazioni che ti cannibalizzano, che ti vampirizzano, che ti tolgono energia, che ti tolgono spazi. Non si diventa a un certo punto più padroni dei propri pensieri, no? Quindi alle volte queste relazioni, diciamo, si sviluppano in modo tale che magari già da subito tu pensi che sia una bella relazione, no? Perché sono relazioni che sono caratterizzate da una forte fusione emotiva, no? Da una sorta di simbiosi, per cui ti sembra di vivere uno per l'altra, uno per l'altro. Quindi questo tipo di relazione è una relazione invece fortemente negativa, no? Quando tu senti un attaccamento, un'attrazione smodata
verso una persona è solamente un fatto negativo, non è un fatto positivo. Tra l'altro, spesso ci innamoriamo proprio di persone che hanno valori completamente diversi da quelli che sono i nostri. Tu vorresti una famiglia, diciamo, creato una tua famiglia, creato una tua situazione, e ti vai a innamorare proprio di uno che magari, o di una che la famiglia ce l'ha già. E questo è il prezzo, diciamo, che dobbiamo pagare in questa relazione karmica, in questa relazione, in questa vita, tra virgolette. Però noi possiamo, come dire, eliminare il karma senza consumarlo, perché il karma ci porta sempre avanti, ci porta sempre, diciamo, delle, come possiamo dire, delle sfide che in qualche modo dovremmo imparare a superare. Se non siamo in grado di superare queste sfide, saremo costretti a ripeterli. Tra l'altro, in questa tipologia di relazioni, tu capisci che sei in una relazione karmica, ma di questo tipo, diciamo, quando ad esempio puoi sperimentare anche ad esempio un senso di colpa molto forte, magari ti senti in colpa o verso questa persona o verso te stessa o verso te stesso, e quindi è chiaro che, diciamo, la natura di queste relazioni è una natura maligna fondamentalmente, no? Per cui bisogna imparare a superarla, bisogna imparare a venirne fuori, bisogna imparare a non esserne più succubi, e quindi il modo migliore è agire. L'azione è la cosa più importante. Ovviamente questi incontri, adesso poi andremo a vedere come agire, non sono difficili, non sono facili da dimenticare, perché la prima cosa sarebbe dimenticare questo tipo di incontri, no? Perché questi incontri, quando incontriamo una persona karmica che è legata a noi attraverso un debito karmico, probabilmente è una situazione che si verifica con una forte energia, no? Quando incontriamo una persona e sentiamo un'energia troppo forte che ci lega, ma in modo simbiotico, con gelosia, attaccamento a questa persona, dovremmo riflettere che probabilmente si tratta di una relazione karmica negativa, che si tratta di una relazione karmica sbagliata. Diciamo, possiamo iniziare quindi a capire che dobbiamo andare contro, fare delle azioni che dicano inequivocabilmente, diciamo, alla nostra coscienza, che è quella zona della nostra anima dove si impianta il karma, che abbiamo superato questa vicenda, che abbiamo superato questa situazione. Ovviamente anche qua la prima cosa è la consapevolezza, non dobbiamo farci rubare l'anima, ma dobbiamo prestare attenzione ai comportamenti delle persone che abbiamo incontrato. Diciamo che questi amori karmici, che sono frutto di emozioni negative, tendono a svilupparsi, a nascere, quando magari viviamo una situazione di fragilità, una situazione di debolezza, quando ad esempio abbiamo un disagio, che potrebbe essere un disagio mentale, un disagio fisico, un disagio emotivo, insomma, quando siamo più deboli, tra virgolette, emotivamente o fisicamente, diciamo, si presenta al destino, no? Il karma presenta il suo conto, il destino presenta il suo conto e ci fa incontrare una persona che, anziché darci benessere, piacere, serenità, ci darà esattamente il contrario, no? E ogni incontro poi è unico, ma il leitmotiv è più o meno sempre lo stesso fondamentalmente, no? Quindi andiamo a incontrare persone che ci amplificano le nostre mancanze, che in qualche modo ci fanno rivivere quegli antichi conflitti. Quindi però dobbiamo evitare di commettere l'errore di pensare che il destino sia qualcosa di già scritto, sia qualcosa di totalizzante, no? Noi abbiamo, diciamo, delle forze che possono andare contro il nostro destino. Anche Jung affermava che all'interno della nostra psiche
ci sono delle forze molto potenti che possono creare un nuovo destino. Cioè, il destino è qualcosa che non è scritto nel karma, anche perché il karma non è un qualcosa di costante che tu ti porti dietro. Il karma, come tutto il resto, è vuoto di esistenza intrinseca da un lato e dall'altro lato è in continua, perenne trasformazione. Anche il karma è in continua, perenne trasformazione, per cui noi dobbiamo iniziare a fare delle nuove azioni. E che azioni dobbiamo fare? Beh, la prima azione veramente salvifica, la prima azione che veramente dà un valore aggiunto, diciamo, alla nostra capacità di interpretare e di sviluppare il karma, è quello, nonostante, diciamo, ne siamo coinvolti, di mandare a fanculo la persona che ci fa soffrire. Il mandare a fanculo la persona che ci fa soffrire ci libera fortemente da tutti questi blocchi, ci libera fortemente da tutti questi vincoli. Il mandare a fanculo fortemente la persona che ci fa soffrire crea, diciamo, una libertà da un punto di vista karmico. E quindi impareremo, diciamo, molto rapidamente che nel momento in cui facciamo questo e ci liberiamo quindi di questa persona che a livello karmico ci ha condizionato, mandandola a fanculo, levandoci dai piedi in 448, noi avremo la possibilità, diciamo, di iniziare a essere liberi, non essere più schiavizzati. E imparare però a leggere la sincronicità, cioè eventi sincronici, eventi caratteristici che avvengono come se magari ci fosse qualche segnale, è il primo passo. Quindi la prima azione che dobbiamo imparare a fare è mandare a fanculo la persona che ci dà sofferenza. Quindi questo è un primo segnale che sto dando al mio karma che le cose stanno cambiando perché sto facendo azioni diverse, quindi non mi innamorerò più di questo tipo di persone. Quindi avremo la possibilità, diciamo, che di liberarci. Poi dovremmo prestare attenzione agli eventi sincronici, no? Cioè, ci sono momenti della vita in cui dovremmo essere predisposti a leggere gli eventi sincronici perché, diciamo, questi sono determinanti per noi, soprattutto quando ci stiamo liberando di una relazione karmica negativa, la retta via ce la deve dare proprio questa nostra parte più profonda che finora abbiamo bistrattato. Quindi, altre cose che dobbiamo fare è quindi liberarci delle nostre paure, non soltanto con la paura di perdere una persona, infatti l'abbiamo mandata a fanculo, ma la paura di magari non trovare la persona giusta, di non avere. Quindi, fare delle azioni, diciamo, di questo genere vanno chiaramente a stimolare la sincronicità. E quindi gli eventi sincronici che sono praticamente una manifestazione di noi stessi nel nostro universo, ci porterà, salutiamo anche Zulemita, ci porterà, diciamo, anche qua dei grandi benefici perché ci permetterà di, diciamo, non essere più succubi di un karma non conosciuto, cioè noi andiamo volontariamente a creare un karma conosciuto. Ad esempio, nelle relazioni sentimentali, un modo di dare attenzione, ad esempio, a persone che non se lo meritano, tra virgolette. In questo modo, ma siamo noi che decidiamo quando farlo, ci somministriamo un'autopenalizzazione, che di fatto ci libera fondamentalmente dal dominio delle emozioni. Perché se io mi autopenalizzo, diciamo così, cioè faccio delle cose che non vorrei fare, vado contro quelli che sono i suggerimenti, ad esempio. E poi ci sono altri amori, ovviamente, che possiamo intraprendere. Non è detto che dobbiamo sempre vivere un amore karmico, ma dobbiamo vivere anche amori basati su una passione, ma anche basati su un interesse, anche basati su una capacità di logica e di ragionamento, no? Perché gli amori karmici spesso sono
stati d'animo tormentati, creano amori tormentati. Invece gli amori positivi, salutiamo Roxy Rosa, non creano stati d'animo tormentati, non fanno, diciamo, paura, e sono quelli che invece possono darci una sensazione di benessere. Come facciamo a capire quando ci siamo liberati finalmente di un amore karmico e iniziamo a vivere un amore positivo fondamentalmente? Beh, quando restando con questa persona abbiamo un senso di assoluta normalità, cioè ci sentiamo a casa, tra virgolette, con questa persona. E questo potrebbe accadere nei primi incontri anche, ovviamente. E poi sentiamo la possibilità, ma lo sperimentiamo proprio, l'assoluta libertà nel manifestare se stessi, senza vincoli, senza condizionamenti, senza qualcuno che ti dice devi fare questo, devi fare quell'altro. E poi un'altra caratteristica è un graduale, diciamo, incremento, solidità della relazione, dell'amalgama con l'altra persona, no? E quindi piano piano partiranno degli obiettivi, vedrai realizzati degli obiettivi, vedrai delle cose che magari non pensavi possibili, ma invece si manifestano. E quindi l'idea di poter manifestare il libero arbitrio. Quando non manifesti il tuo libero arbitrio, credi di manifestarlo, quello è sempre un amore karmico negativo fondamentalmente. Quindi fare delle azioni anche che vadano proprio nella direzione di creare dei semi positivi. I semi positivi sono qualcosa che magari non si manifesterà subito, magari non si manifesterà neanche in questa vita, ma diventerà, diciamo, la possibilità però di conoscere una persona interessante. Ad esempio nel Giappone, quando si parla di unione simbolica, si parla sempre di unione di destini fondamentalmente, no? Perché noi possiamo quindi migliorare e sviluppare il nostro destino, ad esempio attraverso l'interazione positiva con un'altra persona. E queste sono un po' le cose che dovremmo imparare a fare se vogliamo liberarci di tutto ciò, di tutte le zavorre che ci tengono bloccati su situazioni estremamente negative. Naturalmente, diciamo, non dobbiamo mai idealizzare un'altra persona, ma dobbiamo semmai conoscere un'altra persona e vedere come si comporta, ad esempio, nei nostri confronti, che tipo di comportamenti mette in atto, no? Perché la cosa importante è quella di sperimentare il nostro karma sicuramente, ma di non subirlo. E per non subire il karma dobbiamo andare a creare una rottura con il passato, no? Quindi imparare, diciamo, a viverci nel modo migliore, ad esempio anche le relazioni, avere la forza di chiudere con persone che non ti danno benessere, avere la forza invece di coltivare quelle che ti danno benessere, cercando, tenendo presente che ogni situazione, diciamo, viene comunque comunicata, no? Noi a livello sottile sappiamo quando incontriamo una persona se questa sarà la persona giusta o sarà un'ennesima delusione. Siamo noi che non ce ne rendiamo conto. E una volta che hai capito che quella è la persona giusta, dovresti imparare a valorizzarla, non invece trattarla in modo tale che rischieresti ancora di più di perderla. Ecco, in questo modo si riesce a domare il proprio destino, si riesce a indirizzare il proprio destino, si riesce a evitare di restare invece di essere coinvolti con un destino con il quale non ci identifichiamo, che non ci rappresenta e che non ci darà assolutamente nulla. Quindi imparare a riconoscere le nostre caratteristiche salienti e a fare nuove azioni, mettere in atto nuovi comportamenti, si possono creare nuovi legami, diciamo, importanti con persone che, diciamo, non rappresentano più l'incarnazione del male, cioè non rappresentano più l'incarnazione del nostro male, ma iniziano a rappresentare, diciamo, se vogliamo, l'incarnazione del nostro bene. Ecco, provate a fare questo e vedrete che le cose cambieranno rapidamente. Magari ci vorrà un po' di tempo per riconoscere, per identificare la persona giusta, ma questo tempo sarà sempre tempo ben riposto. Bene,
Mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Care Malgascione, attivate la campanella così riceverete.